Benvenuti a TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione in favore degli agricoltori che negli ultimi tempi hanno messo in atto ovunque forme di protesta per far capire a tutti il momento di difficoltà, di grande difficoltà, in cui versa il settore. Ecco le risultanze dall'Aula. Con la proposta di risoluzione approvata, la Giunta viene impegnata a farsi carico nelle sedi opportune nei confronti del Governo centrale della necessità di una revisione nel medio termine della PAC da parte della Commissione europea e del piano strategico nazionale che metta al primo posto l'obiettivo di assicurare alle imprese agricole l'indispensabile sostenibilità economica. Sostenere il pieno rispetto del decreto legge 198 con particolare riguardo al contrasto verso le cosiddette pratiche sleali che relegano le imprese agricole in una condizione di subordine e di subalternità all'interno del mercato, con una proposta al Governo nazionale e al Parlamento che stabilisca il riconoscimento dei reali costi di produzione avvalendosi di autorità di controllo come ISMEA. Sollecitare il Governo nazionale affinché garantisca il mantenimento del gasolio agevolato promuovendo politiche volte al contenimento del prezzo, incrementare la dotazione finanziaria a favore di agricoltori e allevatori che operano in aree collinari o di montagna. Rilanciare nell'ambito dei contratti di filiera il sistema regionale della zootecnia e i loro derivati, finanziando la realizzazione di mattatoi e impianti di macellazione, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali nelle aree critiche, proseguire l'attività di promozione dei prodotti regionali di qualità anche attraverso l'identificazione di un marchio regionale che ne identifichi l'origine, la sua tracciabilità del processo produttivo e le sue caratteristiche qualitative legate al territorio di origine umbro, valutare un'eventuale revisione del regolamento regionale sulle recinzioni in edilizia libera affinché l'agricoltore e l'allevatore possano realizzarle secondo metodologie che salvaguardino coltivazioni e allevamenti, avviare una procedura per sostenere i costi di smaltimento degli animali uccisi dai predatori anche al fine di poter censire in modo puntuale i reali capi abbattuti dalla fauna selvatica. Sempre all'unanimità l'Assemblea Legislativa ha approvato una mozione in favore dei terremotati dell'ultimo sisma che ha colpito l'Umbria tra Perugia e Umbertide. Si chiede che questa zona, sia inclusa nelle misure che riguardano quella macro area di più regioni denominata cratere del sisma. L'atto di indirizzo è stato predisposto in aula dopo la presentazione di due diverse mozioni da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione che sono state sintetizzate in un unico documento. La mozione approvata impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché venga adottata una normativa transitoria provvista della necessaria copertura finanziaria volta, da un lato, a permettere l'immediato e puntuale aggiornamento delle verifiche sui danni registrati a seguito degli eventi sismici del 9 marzo 2023 nei comuni di Perugia e Umbertide, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'altro invece a consentire ai soggetti privati, titolari di immobili danneggiati o inagibili al netto delle verifiche, di poter accedere ai benefici del sisma bonus. Intervenire presso Governo e Parlamento affinché possano essere messe in campo tutte le azioni e le misure necessarie a garantire una celere e adeguata ricostruzione. Estendere l'ambito di applicazione delle norme emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno colpito Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio anche ai comuni di Perugia e Umbertide danneggiati nel marzo 2023, in modo che le popolazioni di queste aree possano tornare il prima possibile nelle loro abitazioni ed evitare così lo spopolamento di queste zone. Infine, adoperarsi affinché un apposito provvedimento legislativo o normativo preveda la sospensione del pagamento delle imposte nel periodo di transizione fino all'erogazione del contributo per la ricostruzione. Veniamo ora ai lavori delle commissioni consiliari permanenti sulla seconda commissione presieduta da Valerio Mancini, ci riferisce Alberto Scattolini. All'ordine del giorno della riunione settimanale della seconda commissione presieduta da Valerio Mancini, tre proposte di legge che si avviano alla conclusione del loro iter legislativo e che a breve faranno il loro ingresso per essere votate nell'aula consiliare di Palazzo Cesaroni. Si tratta, in ordine di trattazione, delle proposte concernenti la promozione delle comunità energetiche rinnovabili,
della promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi alla spina, iniziative di farm delivery e sistemi di restituzione con cauzione, ed infine della disciplina dei percorsi della ceramica. Rispetto alla promozione delle comunità energetiche, va ricordato che sull'argomento furono presentate due analoghe iniziative di legge da Daniele Carissimi della Lega e Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, che la Commissione, di concerto con i due proponenti, decise di trattare in maniera unitaria, partendo dal testo base di Carissimi, sul quale insieme a De Luca sono stati presentati emendamenti condivisi e successivamente altri subemendamenti che la Commissione, nell'ultima seduta, ha votato all'unanimità dei presenti. L'atto, oltre ai due promotori originari, è stato sottoscritto anche dai consiglieri Stefano Passorelli e Marco Castellari della Lega, Michele Bettarelli del Partito Democratico. Prima del voto finale, il presidente Mancini, con l'approvazione degli altri commissari, ha disposto un'ultima audizione sull'atto con il professor Franco Cotana dell'Università degli Studi di Perugia, che verrà programmata nei prossimi giorni. Anche sul secondo atto trattato, promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi alla spina, iniziative di farm delivery e sistemi di restituzione con cauzione, d'iniziativa del consigliere Daniele Carissimi, sono stati presentati emendamenti da parte dello stesso proponente la legge, quasi tutti di ordine tecnico o di drafting e comunque non sostanziali rispetto al contenuto originario della proposta, votati in maniera unanime da tutti i commissari presenti. In ultimo è tornata sul tavolo della Commissione la proposta di legge che ha visto l'inizio dell'iter nel febbraio 2022, che mira a disciplinare i percorsi della ceramica artistica. L'iniziativa legislativa è stata originariamente promossa dall'allora consigliere regionale Francesca Peppucci, attualmente europarlamentare, sottoscritta anche da Michele Bettarelli del Partito Democratico ed Eleonora Pace di Fratelli d'Italia, e poi condivisa e firmata da tutti i componenti della Commissione: Mancini della Lega, Bianconi del Gruppo Misto, Castellari della Lega, Thomas De Luca Movimento 5 Stelle, Stefano Pastorelli, Manuela Puletti, Eugenio Rondini della Lega. Nella riunione settimanale è stata approfondita con l'ausilio degli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni la norma finanziaria. L'atto tornerà in commissione per l'approvazione finale la prossima settimana. I lavori della terza commissione consiliare permanente, presieduta da Eleonora Pace, in questo servizio di Marco Paganini. La terza commissione dell'Assemblea legislativa ha ascoltato i rappresentanti delle associazioni della pesca sportiva, di Legambiente e i funzionari dell'assessorato all'ambiente in merito alla carta ittica regionale e alle difficoltà del settore pesca in Umbria. Aprendo l'incontro partecipativo, il consigliere Emanuela Puletti, che lo aveva anche richiesto insieme al collega della Lega Valerio Mancini, ha rimarcato l'opportunità di ascoltare le reali necessità e richieste delle associazioni, da cui emerge un quadro abbastanza critico per la pesca in Umbria. Dagli interventi dei rappresentanti delle associazioni dei pescatori è emerso che è stato già avviato un iter di confronto con la Giunta per l'aggiornamento di piano e carta ittica, che dovrebbe auspicabilmente arrivare entro la fine della legislatura. Le criticità relative a qualità dell'acqua e condizioni della fauna non sarebbero state superate in questi ultimi anni, mentre a causa delle recenti normative si sarebbe sensibilmente ridotto il numero dei pescatori ed anche dell'indotto commerciale ad essi legato. Il funzionario dell'assessorato regionale ha spiegato che la procedura per la VAS prevede una serie di incontri partecipativi che sono già svolti ed altri se ne svolgeranno quando il documento sarà preadottato. I contributi ricevuti sono già al vaglio e l'obiettivo è di chiudere il percorso di aggiornamento entro la fine di questa legislatura. La carta contiene i dati sulle presenze della fauna ittica e sulla qualità delle acque, oltre ad indicazioni gestionali. Essa si fonda sul monitoraggio di oltre 150 stazioni e viene costantemente aggiornata dalla regione. Le criticità rispetto alla diminuzione dei pescatori sportivi, ha concluso il funzionario, hanno contribuito alla riduzione dei tesserini, insieme però ad altri fattori, anche culturali. Dal presidente della seconda commissione, Valerio Mancini, è infine giunta la disponibilità ad attivare i due organismi consiliari per aggiornare la legge regionale a cui la carta fa riferimento. L'Assemblea legislativa ha approvato con voto unanime, bipartisan, la mozione a firma dei consiglieri della Lega
Castellari, Puletti e Mancini sul miglioramento della normativa regionale autorizzativa per l'apposizione di recinzioni negli allevamenti suinicoli regionali volte a contenere la diffusione della peste suina africana in Umbria. La Giunta viene impegnata ad aprire un confronto con gli organismi competenti volto a una revisione della normativa regionale in materia per rendere più agevole l'attività e le misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana negli allevamenti bradi o semibradi operanti su tutto il territorio regionale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una mozione che intende tutelare uno dei mezzi a motore più iconici della produzione italiana, la Vespa Piaggio. L'atto approvato chiede all'esecutivo regionale di attivarsi per il tramite del governo affinché si riconosca alla Vespa l'espressione storica, culturale e artistica del nostro paese per tutelarla dalle limitazioni della circolazione previste per i mezzi a benzina dalle misure contenute nel Green Deal europeo, affinché non vada disperso un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile del nostro paese attraverso il riconoscimento di patrimonio culturale italiano. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente online su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.